Demone Scimmia, vediamo che cosa vuole Demone Scimmia. Avanti col Demone Scimmia, avanti. Buonasera, Demone. Ragazzi. Demone, che è successo? Che è successo, Demone? Intanto volevo dirvi che comunque. Sai che ti voglio bene, Demone, sì. Lo so, ma ti voglio bene anch'io, Cruciani. Sì, mi raccomando. Devo dire che voi dei mass media non siete molto corretti con noi. Con voi chi? Persone con voi del chi? Pueblo, ascoltatori, gente varia. Con voi comunque, chi? No? In generale. Con voi chi? Disturbati o voi ascoltatori? Noi disturbati che chiamiamo. Ah, cioè, ecco, voi disturbati, c'è un passo in avanti. Un po', comunque dite cose un po'. A metà, tagliate gli audio. Comunque siete pronti per la sparata? Che è successo? Che è successo? Allora, mi raccomando, se... mi raccomando. No, Demone, ma tutto tranquillo. Al limite, mi scrive un grande imprenditore. Mi scrive un grande imprenditore del settore. Mi dice del settore, diciamo, dei della quadri. Comunicazione. No, no, quadri. Dei, diciamo, dei quadri, sì. Del mercante d'arte. Io solito, singolo, mi sto ascoltando. Aspetta, dal sì. Volo Madrid-Milano. Mi sto ascoltando. 9 persone a bordo, sì. Praticamente private jet. Ma sì, ma ha ragione, vedi. Quella testimonianza in diretta del questo nostro amico mercante d'arte anche Fontana. Dimmi, Demone, so che a te queste cose interessano poco. Cosa ci volevi dire? No, però comunque volevo dire che secondo me, a parte che questo clima di caos è piacevole, non trovi, eccolo. Cruciani. No, ma capisco, sì, lo psicotico che... no, dice che è a favore del clima di per caos. Per carità, devo essere sincero, a me il caos piace. A me il caos, esatto. Piace, però sono vicino a quelle persone. A me se piace... non si arriva al degenero della follia dell'ISIS, diciamo cose così. Okay. No, ma sono vicino, no, sono vicino alle persone, Demone, che lavorano. Dunque, se uno è ovviamente danneggiato da questo caos creato dagli annunci e dalle follie che hanno messo in piedi questi qua in 2 giorni, è chiaro che non posso che essere dispiaciuto. Dopodiché, è vero, è inutile nascondersi. Noi, dei operatori dell'informazione, dell'intrattenimento, quello che è chiamato, noi ci campiamo, sì. Su queste robe non qui. Sì, ci campiamo. C'è il modello libero. Godiamo, ci sono altri modelli. C'è il modello libero. Quando libero. Ci sono i casini, godiamo. È inutile girarci intorno, godiamo quando c'è casino, quando possiamo raccontare delle cose. Certo, finché il disastro poi non arriva vicino a noi. Comunque dimmi, Demone, che volevi? E niente, volevo dire una cosa in radio perché non riesco a dirlo in altri posti. Okay. Non ti fa parlare allora, suo, per forza. Allora, no, ascolta, Farenzo non l'ho capito, poi riascolterò e ti risponderò. No, su ti voglio dire, hai detto non riesco a dire in altri posti, lo posso dire solo in radio. Sì, solo in questa radio, peraltro, solo in questa, certo, fascia oraria, certo, per giunta. Perché se tu, ma sì, ma è radio di spostati, se l'unica fascia in cui tu io puoi intervenire contento, è questa qui. Sono l'unica. Contento di far parlare il Demone Scimmia, posso dirti? Sì. Sono contento. Ma il Demone Scimmia è un grande, lo sapete. Dai, dimmi, Demone, che volevi dire però? Allora, infatti, ci diamo una botta. Allora, io sono il più grande cuoco di base di cocaina d'Europa. No, però, io ragazzi, sono il più grande cuoco di base di cocaina non d'Europa. Dire, il più grande cuoco di base. Vedi perché può parlare solo di base di cocaina, la base di cocaina. Non lo so, lo dici tu. Dirti che sono il più esperto d'Europa. Vabbè, allora. Praticamente sto cercando cocainomani abbienti e forse anche spacciatori per collaborare con loro, no, mi no, possono no. Contattare sulla pagina Facebook. No, amico mio, Demone, amico mio, ma sei pazzo, ma che è Narcos? È diventata questa trasmissione, Demone, ma che roba è Narcos? È il cartello di Medellin, ma che roba è la trasmissione? Non si può fare una cosa del genere, dai, su, ma io capisco che tu magari hai bisogno di quattrini, senta, lei forse ha scambiato questa Radio 24 per il cartello di Medellin, non è così. E la riduzione del danno, perché io sono un grande esperto. Ma ho capito, ma io posso anche venirti incontro. Tu sei un esperto, dunque riesci a tagliare bene, riesci a... Ho capito. Bravo. Amico mio, ho capito benissimo. Però non è che puoi dire alla radio cerco trafficanti o cerco cocainomani di alto livello. Crucio, grossi narcotrafficanti non hanno bisogno di me. Magari no, i miei spacciatori, cocainomani abbienti che non se la sanno cucinare o la fanno con le peggio cose, cucinare? Tipo l'ammoniaca. Ok, io gliela posso cucinare. Ma non devi cucinare un ma cazzo, è illegale, è non devi cucinare nulla. Ma cioè, tutto è, ma prima tutto è droga, è vero, tutto era droga. Legale, poi tutto è droga e poi sta tanto. Però scusami, Demone, posso dirti una cosa? Sai che in una delle nostre esterne, credo a Modena o a Firenze, se non sbaglio, dimmi. Non riesco adesso a ricordare bene, si è avvicinato, anzi no, qui no, scusi, ha ragione Pietro. Sì, è venuto qui un ragazzo che lavora alla PricewaterhouseCoopers qui a Milano. Sì, che è importante allora. Sì, ma no, un ragazzo, un disgraziato. È una delle più grandi aziende del mondo. Un disgraziato. Bravo, che è una grande multinazionale. È un disgraziato, certo. Che è venuto qua e che mi ha fatto firmare il tuo libro. Cioè mi ha grande, fatto firmare il tuo libro. Perché, ha scritto quale un libro? Quale libro? Me lo puoi dire o ma facciamo no, la marchetta? No, non lo so, uno libro di poesie. C'era una, tra l'altro volevo leggerne una, poi mi sono dimenticato. Me la mandasse ma domani. Ma firmo anch'io se vuole. Ma se che cazzo vuole firmi? Dire? Ma ho capito, Demone, adesso lo so che ti sei saltato per questa cosa. Avevi in mano il tuo libro con le poesie, là, i versi che hai scritto. Poi scrivimi in privato qual è, che voglio, sono curioso. Se vuoi mettermi in contatto con lui, dagli pure il mio è impazzito, numero. È impazzito il Demone, ciao, sì. Ciao Demone. Ciao, ciao ragazzi. Ciao Demone. Ciao.
Oggi era anche in forma, si vede che ha preso le pastiglie. Però posso dirti una cosa? Si vede che ha preso le pastiglie. Sì, posso dire che questa trasmissione per il Demone Scimmia, magari per tante altre persone, è un elemento di socialità. Sì, questo, cioè, questo non puoi per non ammettere. Una persona che è stata malata di mente, questa trasmissione, quindi sì, ma questo non puoi non ammettere, certo, questa cosa, no, qua. No, ma io non è per che dico cosa. No, ma anche il fatto che ogni tanto chiama, che ci dice, ci racconta le sue cose. Il fatto che uno spostato conclamato chiami e trovi qui un suo spazio è un fatto, ma no, positivo. Ma non è... Infatti io dico sempre che noi siamo convenzionati col Ministero della Salute, ma non è che dico il contrario. Non ho mai detto il contrario. Antonio da Torino. Mi fa, dai, piacere che anche tu sostenga, no, che chi chiama qui è uno spostato. No, finalmente... non ho detto questo. Ho detto che il demone che trova qui un elemento, non solo chiamando, anche ascoltando, mettendosi in contatto poi con una certa comunità. Sì, è un elemento con altre comunità di spostati, cioè quelli che chiamano. Ma ho già fatto un appello ai narcotrafficanti e ai cocainomani. Dai Antonio, dimmi Antonio. Ciao Cruciani.